Vado. Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti. Allora, oggi facciamo un video un po' particolare perché proviamo una bicicletta che non è nelle nostre corde, almeno nelle mie. Quindi praticamente abbiamo fatto una comparativa delle due Focus, sia acustica che elettrica, quindi muscolare e non. Diciamo che è una prova che sul canale non abbiamo mai fatto perché muscolare non ne usiamo tantissimo, anzi. Io per niente. Vediamo un po' le sensazioni che ha avuto Pier Francesco a caldo, e ci vediamo al prossimo video con altri esercizi per migliorare un po' tutto quello che è il nostro fisico, anche senza essere dei campioni o dei fenomeni andando in palestra tutti i giorni. No, una roba semplice. Vai Pier. Buongiorno ragazzi, allora abbiamo finito adesso la salita, abbiamo fatto all'incirca 700 metri di dislivello, la bici si è comportata davvero bene, ho tenuto l'ammortizzatore chiuso, è il nuovo FlotX 2022 che dà la possibilità di bloccare quasi completamente e si è sentito davvero molto. Rispetto all'altra prova che ho fatto di giovedì, ho aperto l'angolo sterzo tramite il flip chip che troviamo qua. Quindi da 65 gradi e mezzo siamo passati a 65 gradi di apertura di angolo sterzo e sinceramente in salita non ho notato nessuna differenza a livello di scorrevolezza, la bici non si alza assolutamente sull'anteriore, anzi è molto attaccata a terra, molto stabile, una posizione in sella ben corretta anche con la schiena. Quindi dopo 700 metri di dislivello posso solo che promuovere questa bicicletta in salita, è stata davvero molto confortevole. Altra modifica rispetto a giovedì è stato l'attacco manubrio che ho portato quasi a zero, ho tolto 2 centimetri e l'ho resa quindi ancora più aggressiva, ancora da caricare di più sull'anteriore, che adesso vediamo se in discesa sarà la stessa cosa. Ahí es grande ese hermano.